Yarlov, al rientro in campo, con il dispiacere di un KO per la tua Salernitana. Sì, come si dice in muslimano, alhamdulillah, sono arrivato con la squadra, però peccato questo risultato, bisogna lavorare di più. La prossima partita contro Perugia, adesso la testa alta, la prossima partita sabato a casa nostra. Ecco, con il Perugia può essere anche l'occasione per ricalibrare quella che è l'energia della squadra, perché tanti infortuni, tanta difficoltà nell'allenarvi tutti insieme. Lo so, tanto fortunato questa squadra, però adesso, come si dice, adesso basta questa partita. Tutti la testa, la partita contro Perugia è importante per noi, importante per la Tifus. Bisogna vincere questa partita, però difficile, però loro fanno grande squadra, anche noi. Bisogna lavorare tanto, adesso testa alta per il sabato. Flamin, cosa poteva fare di più la Salernitana oggi qui in Laguna, qui a Venezia, dove avete conquistato la salvezza lo scorso anno, e ti ricordo davvero con grande gioia in quell'occasione? Sì, oggi peccato, però il primo tempo ho giocato bene, il gol segnato Genetti, questo regolare, però decido l'arbitro, però questo secondo tempo loro ho abbassato un po', però ho giocato come ping pong, difficile fare gol così, però bisogna migliorare di più per la prossima partita. Tu ovviamente speri di trovare la miglior forma, perché ti è un po' mancata in questo avvio di campionato, non tanto in avvio quanto a ridosso di questa sosta nazionale. Eh sì, io bisogna lavorare tanto per arrivare top subito, però bisogna giocare, importante per me. Importante giocare 10 minuti oggi, però non è 100%, però bisogna lavorare di più per arrivare al top. Per te, per Milan Djuric, per Niccolò Giannetti, credo che ci sia davvero un bel rapporto tra voi dell'attacco, ed è una parte importante di quello che sarà anche il discorso futuro, credo. Sì, importante per noi, tutti, dove giocando, anche è importante fare gol. Importante per noi, però adesso solo 8 partite e bisogna fare di più per arrivare a tanto gol. Per adesso Milan ha giocato bene, Genetti ha giocato bene, il gol deve arrivare. Questo è importante, giocato bene, il gol deve arrivare. Sì. La speranza di recuperare anche Firenze, perché è un nuovo infortunio che si inserisce nella lista importante dalla prima all'ottava giornata. Eh sì, lui peccato per lui. Ho giocato bene, però dopo ho fatto così brutto, che sono così, però noi stiamo aspettando lui in campo, sì.